ho solo con nel letto una biccia e lo sguardo di Osvaldo Paniccia. Esatto. Bella a tutti ragazzi, qui è Ersatto, nuovo episodio dei misteri e stranezze di GTA 5. Infatti oggi andremo a vedere qualcosa di davvero interessantissimo e per poterlo vedere dovrete dirigervi a nord, l'estremo nord di San Andreas, esattamente qui vicino a questo anello, a questa rotonda. Ebbene ragazzi, andate qui sulla spiaggia dove troverete una serie di persone incoscienti di quello che sta per succedere, un fatto davvero del paranormale. Intanto guardate la mia bellissima tenuta da Walter White, che giocatore. Quello che dobbiamo osservare compare fra l'una e le due, ragazzi. Guardate questi simpatici signori. Comunque sia, io non sono riuscito a dare una spiegazione, diciamo, all'apparizione che a breve osserveremo, ragazzi, perché è fuori, diciamo, da ogni logica. E fra l'altro non mi pare di aver trovato informazioni su internet che spieghino la cosa, quindi avrò anche bisogno del vostro aiuto, perché di questa apparizione ne ho già trovata un'altra grazie all'aiuto di Fanatic e del suo team di esperti, uno youtuber dopato che fa uso di Sattoga, quindi volevo ringraziarlo. Vi dicevo, quindi abbiamo due di queste apparizioni in due luoghi differenti e si vocifera sull'internet che ce ne siano altre 8, però io non lo so. Quello che ci interessa compare esattamente su questo ponte, ragazzi, e si trova appunto fra quegli assi che vi ho mostrato con la mia bellissima torcia. Aspettiamo Luna per assistere al magico, assistere al macabro. Macabro, ho fatto pure la papera, ragazzi. Sono le 9 di mattina, sto registrando, sono malato. Big money. Big money, ovviamente non erano i soldi in banca, l'apparizione misteriosa. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. L'orario è quello, però nulla compare, tutto tace. Allora io direi di distogliere un attimino lo sguardo, visto che non è comparso nulla, ma deve comparire. Probabilmente se stiamo lì a fissare non succede nulla. Ecco qui, ragazzi, eccola qui, ragazzi, una ragnatela. O quello che sembra essere perlomeno una ragnatela, in realtà potrebbe anche essere semplicemente del filo, del cavo, non saprei. Come vedete si muove anche leggermente lì in alto a destra. È assolutamente indistruttibile e compare solo fra l'una e le due. Poi scompare nel nulla. Nel nulla. Quindi non è davvero chiaro il significato di questa apparizione. Davvero non saprei cosa dire. Non saprei cosa dire. Magari scrivete anche nei commenti il vostro parere al riguardo. Queste cose dovrebbero essere state aggiunte col nuovo DLC, col nuovo aggiornamento, però non saprei, ragazzi. Non saprei davvero, perché non ha senso, capite? Non ha senso mettere una ragnatela che compare fra l'una e le due e poi scompare nel nulla. Oltretutto non ci sono i ragni in GTA. Quindi davvero è stranissimo. Cambiamo magari il filtro per rendere la foto di qualità migliore, che si veda meglio la ragnatela. Cioè, è davvero strano. È strano che poi è una ragnatela bella grossa, se è una ragnatela. Io non so che dire. Ce ne dovrebbero essere, appunto, come vi ho detto, altre 8 oltre alle due che vi mostrerò in questo video. Questa è la prima, però questo sempre leggendo commenti su internet, quindi non è detto che sia nemmeno vero. Non lo so davvero, non so dare spiegazioni. È per questo che ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi, perché se no non arriverò mai a capo di questo mistero. È davvero bellissima, quasi ipnotizzante, oserei dire, dopata. Potrei provare a fare un nuovo busto di Sattoga col filo di questa ragnatela. Un piccolo taglio, ragazzi, dovrebbe scomparire adesso la ragnatela, però ancora non succede. Questo probabilmente perché la stiamo fissando esattamente come prima. Dunque allontaniamoci, ragazzi, così avrà tutta la sua privacy questa signorina. Ecco qui, non c'è più, ragazzi, scomparsa nel nulla. Quindi confermo, l'orario di apparizione è fra l'una e le due, però non bisogna fissarla, altrimenti non compare. E secondo voi dove si poteva trovare la seconda ragnatela se non sul monte Chiliad? Ebbene sì, proprio in questo luogo misterioso. Abbiamo già parlato a lungo di questo posto, fra UFO, presunti jetpack. Abbiamo anche collaborato con altri youtubers di GTA. Ebbene ragazzi, in questo luogo già pieno di mistero di suo, viene aggiunta un'altra ragnatela, ragazzi.
Eh sì. Il nostro amabilissimo Walter White indaga sul posto. La prossima ragnatela compare sotto questa piattaforma di ferro, ragazzi, sempre in vicino agli assi portanti, a luna di notte ovviamente, come prima. Quindi ovviamente non si tratta di una coincidenza, visto che ce ne sono ben due che compaiono in due luoghi differenti, sempre fra l'una e le due, e sempre apparentemente prive di spiegazione logica. Non so che dire, davvero questo è un mistero. E sicuramente io penso che ce ne siano altre, no. Secondo me no. E secondo me non hanno nemmeno un significato ben preciso. Secondo me sono semplicemente una trollata, può essere. Oppure magari qualcosa che verrà utilizzato nei prossimi aggiornamenti. Tipo collezionabili, no? Dovrete trovare tutte le ragnatele sparse così. Non lo so, sinceramente non saprei, perché non si possono dare nemmeno tante spiegazioni, visto che non ne sappiamo nulla. Nulla si vede ancora, ragazzi. Quindi facciamo un taglio. Ecco qua, l'orario è quello giusto. Non so se riuscite a vederla. Io già la vedo. Adesso magari avviciniamoci. Avviciniamoci per mostrarla meglio, chiaramente. Eccola qui. Eccola qui, ragazzi. Più piccolina di quella di prima, però sempre gigantesca. In realtà poi non è nemmeno tanto una ragnatela, nel senso che le ragnatele sono più fitte, no? Qui si vedono solo dei fili maestri, diciamo, se vogliamo chiamarli così. Non è proprio una ragnatela efficace, nel senso uno ci passa in mezzo e quindi non viene catturato. Però io ripeto, queste ragnatele compaiono dall'una alle due. So che sono molto ripetitivo. Non sembrano avere alcuna spiegazione logica. Davvero non c'è nessuna spiegazione, perlomeno io non sono riuscito a trovarla, non riesco nemmeno a immaginarla alla fine, perché non si può nemmeno interagire con queste cose. Apparentemente compaiono dal nulla. Che salto, dopatissimo. Quindi io ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Tutto quello che sapete scrivetelo nei commenti, magari cercate altre ragnatele, anche se questo potrebbe comportare un serio rischio di perdita di tutta la vita davanti al monitor, davanti alla TV, perché la mappa è gigantesca. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi ricordo, in descrizione trovate il link per seguirmi su ovunque, proprio su Facebook, Twitter, Instagram e tutto quello che volete, ragazzi. Davvero tutto. Potete farmi domande su Ask, cioè potete fare quello che vi pare. Guardate che musica ascolto su Spotify. E ci vediamo al prossimo videos. Show.